Che parole vogliamo trovare, ragazzi? Che parole vogliamo trovare? Poi magari l'appendice può essere anche quel poco di brutto che c'è stato in questa finale, ma c'è stata talmente tanta di bello che ci soffermeremo chiaramente su quello, perché è stata una finale pazzesca. È successo veramente l'incredibile, è successo l'impensabile, perché una finale che era chiusa e poi è stata rimontata, poi era ancora chiusa, poi è stata ancora rimontata. Ci sono stati match point per l'Argentina, per la Francia. Entrambe le squadre hanno avuto chance da una parte e dall'altra. E veramente alla fine probabilmente l'Argentina è la squadra che ha meritato di più, perché è quella che ha giocato meglio per 80 minuti, perché il rimpianto principale che poi può avere la Francia è proprio quello di essersi svegliata dopo 80 minuti di torpore. C'è stato quell'episodio con Colomoni, che è entrato veramente bene in campo. Poi ha sbagliato quel gol al 120esimo, fa parte del calcio, però secondo me Colomoni ha fatto veramente la differenza poi nel ribaltare la partita e nel portarla dalla parte della Francia, con la sua velocità, con le sue invenzioni. Poi al di là di Mbappé, che veramente è stato eccezionale, ha segnato 3 rigori, ha segnato un gol magnifico. Un giocatore che è così, perché ti può restare fuori dalla partita anche 80 minuti, e in 2 minuti inventare quello che ha inventato. E questo alla fine è Kylian Mbappé, sono i grandi giocatori. Come dall'altra parte è stato decisivo Lionel Messi, ma è stato secondo me ancora più decisivo poi per quei 60 minuti che c'è stato El Fideo Di Maria, perché veramente è stato prezioso, è stato fondamentale. Si è guadagnato il rigore dell'1-0, è andato a prendersi di forza il gol del 2-0 al termine di una ripartenza meravigliosa. E poi Messi chiaramente ha fatto da trascinatore. E in questo mondiale ha avuto un carattere, come l'aveva mostrato anche poi nella Coppa America, ma che in passato non aveva avuto con la nazionale. E probabilmente l'età, probabilmente l'esperienza, ma sicuramente insomma un carisma diverso e una presenza in campo diversa, proprio al servizio della squadra che prima non c'era, ecco, per Leo Messi. Un'Argentina che appunto ha dominato, un Deschamps che è stato bravissimo, perché poi devi avere due palle così anche per togliere Giroud, come l'hai tolto, per fare quei cambi che hai fatto al 40esimo, e poi nel secondo tempo mettere tutti quegli attaccanti. Va bene, sì, non c'era niente da perdere, ma devi veramente avere dei coglioni e delle palle così come ce l'ha avuto Deschamps, che è assolutamente in pugno ancora poi questo gruppo. Vedremo poi che cosa succederà per Deschamps dopo il mondiale. Ha avuto in pugno il gruppo, e vediamo che cosa succederà dopo questo mondiale poi a queste due nazionali, perché poi Messi sì, ha dato l'addio alla nazionale dopo questo trionfo, si chiude in bellezza, oppure Messi sarà ancora protagonista con la maglia della nazionale. E vedremo quello che succederà poi anche a Scalone, che è riuscito a riportare in patria questo mondiale, e vedremo appunto come andrà avanti anche la carriera di Lionel Scaloni. Fatto sta, insomma, veramente supplementari. Dall'80esimo in poi è una partita da consegnare alla storia, da consegnare all'epica del calcio. Poi, alla fine, ai calci di rigore tutto può succedere. E l'Argentina, in ogni caso, analizzando poi la partita nell'ottica dei 120 minuti, ha avuto più fame e più voglia di andarla a vincere. Probabilmente anche proprio dal fatto che questo mondiale lo volevano, perché mancava da tanto tempo, e la Francia
avendolo vinto 4 anni fa, non è facile anche ritrovare poi quella fame, quella voglia di rivincere. Però poi la Francia ha lottato fino all'ultimo secondo, però nei 120 minuti l'Argentina sicuramente ha mostrato più fame, più continuità e ha fatto meglio nell'economia della partita rispetto alla Francia. Eppure poi sono andato a giocarsela lì ai calci di rigore. In appendice, insomma, poi tutto il bello che c'è stato è che è anche brutto fare un appendice, diciamo, sulle cose che mi sono piaciute meno. Il gesto di Deschamps verso la panchina dell'Argentina. A zittire, il gesto orribile di un personaggio che veramente è una cosa inguardabile e irricevibile. Emiliano Martinez che va ad allontanare il pallone a Tchouaméni prima del rigore, veramente una cosa. Andrebbe veramente denunciata come quello che non è lo sport. E poi quel proto commentatore Rai, che oggi non è andato in telecronaca, ma gli è toccato soffrire, sudare, patire fino all'ultimo respiro dallo studio di Doha, che si presenta dopo la partita in maniera molto velata con il fazzoletto della giacca con la bandiera dell'Argentina dentro. Un'obiettività e una professionalità veramente palpabili da parte di questo personaggio meraviglioso. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Una valanga di mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. L'Argentina quindi è campione del mondo per la terza volta nella storia, per la prima volta dal 1986. E a questo punto un grande saluto a tutti e fra 2 settimane ragazzi ricomincia il campionato, che alla fine sì, i mondiali va bene, però il nostro pane è il campionato. E a questo punto, arrivederci ragazzi, al prossimo video.